Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Finalmente riesco a unire due grandi passioni insieme che sono Lego ed Harry Potter e sono stracontenta di tutto ciò perché finalmente stanno uscendo i nuovi set. Le prime cose che potete acquistare sono proprio questi briquettes. Uno è dedicato a Hermione e poi c'è un pacco doppio di Harry Potter e Hedwige. In realtà ci sarebbe un terzo pacco che ancora non è in commercio, che è quello di Silente Ron. Devo dire che sono veramente ben fatti, spesso i briquettes mi lasciano un po' perplessa, ma questi devo dire che sono veramente qualcosa di carinissimo, anche perché hanno diverse chicche. Li ho acquistati a Lego Store, non li trovate non so perché su Lego Shop, perché danno disponibilità dal 1° di luglio, e devo dire che se non avete un Lego Store vicino potete acquistarli benissimo da Toy Center, anche se lì c'è un prezzo leggermente maggiorato. Però io direi bando alle ciance, andiamo a vedere bene la scatola esterna e poi andiamo a montarli insieme. Ed eccoci qua, partiamo dal primo briquette, che è quello di Hermione, è il numero 41616 ed è composto da 127 pezzi. Il prezzo è quello di 9,90€ e devo dire ragazzi che già vederlo dalla scatola mi intriga parecchio. Primo perché vedo i capelli mossi, quindi sono curiosa di vedere come li hanno ricreati. Poi troviamo il mattoncino con la cravatta e lo scollo a V di Grifondoro, quindi della divisa di Hogwarts. E poi sono contenta di vedere che non si sono limitati ad un accessorio, ne ha ben due, quindi hanno fatto in una mano la bacchetta e nell'altro il libro degli incantesimi. A lato troviamo il logo Harry Potter e la foto di Hermione in versione primo anno scolastico. Come al solito sul retro della scatola troviamo tutti gli altri personaggi dedicati a questa serie e qui troviamo quindi Hedwige ed Harry Potter. Passiamo ora al nostro pacco doppio con Harry ed Hedwige, l'ho pagato a 14,99€ ed è il numero 41615 composto da 180 pezzi. Sono veramente contentissima di averlo trovato perché è bellissimo prima di tutto e poi è ricco di dettagli del film come gli occhiali, la bacchetta, poi abbiamo il mattoncino proprio con la cicatrice, lo stemma di Grifondoro, la sciarpina, c'è veramente un sacco di dettagli bellissimi. Qua troviamo come accessorio unico la bacchetta, però diciamo che è un set che comprende anche Hedwige, è stato arricchito quindi da lei. Anche qui a lato troviamo il nostro Harry e la nostra Hedwige versione del primo anno scolastico e qui dietro invece troviamo soltanto quello che troviamo all'interno di questa box. Ecco qua i nostri tre briquettes montati, sono stati semplici, veloci e divertenti da montare, sono veramente bellissimi e ricchi di dettagli. Partirei con i dettagli di Hermione perché sono qualcosa di fantastico. Per prima cosa vi voglio mostrare i capelli che sono veramente molto belli e dettagliati, soprattutto danno questo effetto mosso che sono qualcosa di meraviglioso. Come vi dicevo prima abbiamo la bacchetta che è una semplice stecchina lunga, semplice semplice, pensavo fosse più lavorata onestamente. E poi come vi dicevo abbiamo il mattoncino con la cravattina e lo scollo a V della divisa di Hogwarts con tanto di gonnellina con le pieghette. Ma l'accessorio che più mi è piaciuto è senza dubbio il libro degli incantesimi. Un dettaglio che proprio non mi aspettavo era il fatto di trovare all'interno del libro degli incantesimi la scritta Wingardium Leviosa con tanto di come agitare la bacchetta per lanciare l'incantesimo. Passando a Harry l'ho trovato un pochino più ricco di dettagli, abbiamo innanzitutto i suoi grandi occhiali che sono veramente molto belli, la cicatrice sulla fronte che è fatta benissimo ed è stata fatta tramite un mattoncino, sotto troviamo la sciarpa Grifondoro arancia e rossa, stupenda, ma la cosa che mi è piaciuta di più è assolutamente lo stemma di Grifondoro sulla divisa di Hogwarts. Hedwige non ha nulla di particolare se non queste bellissime piume qua a lato e questo faccino veramente super cute, cioè adoro veramente, è troppo troppo bello. E questi ragazzi sono i nostri primi tre briquettes dedicati alla serie di Harry Potter, non vedo l'ora che escano i set più grandi per potervi mostrare anche quelli perché sono super in fermento, perché ho visto veramente diversi set bellissimi. Fatemi sapere qua sotto in un commento qual è il vostro briquettes preferito e soprattutto se vi può interessare questa continuazione di video dedicati al mondo di Harry Potter e alla Lego. Io come al solito vi mando un bacione, vi chiedo di mettere un like se vi è piaciuto il video, di condividerlo magari con i vostri amici e nulla, un bacione e al prossimo video, ciao!